Buongiorno, buongiorno in diretta dallo Sky Caffè, una del pomeriggio, oggi è il 2 di novembre, abbiamo iniziato l'alta stagione da ieri e oggi vi racconto, vi voglio parlare un po' di come sono andate le cose di questo 1° di novembre, inizio dell'alta stagione, inizio delle escursioni a lungo raggio. Allora, sono qua davanti al computer, adesso cercherò di rimanere il più fermo possibile con le mani in maniera da riuscire a non farvi venire il mal di mare guardando questo video. Vi voglio far vedere una cosa, vi voglio parlare oggi dell'AC Milan. Ieri, come sapete, è stata la prima giornata che siamo stati all'AC Milan. Allora, il discorso qual è? Ho avuto un feedback, dei feedback positivi, tutti, tranne due persone. Sulla barca erano in 35, 33 sono stati contenti, due sono stati malcontenti. Ed è giusto parlare di chi non è contento, non solo di chi è contento, perché sapete che a me ci tengo molto a quello che faccio e non ho misteri, non ho segreti. Vi voglio dire cosa è andato storto per queste due persone che hanno viaggiato con noi. Naturalmente ometto nomi. Cercherò di omettere nomi per la privacy, quindi non mostrerò i numeri di telefono, ma vi farò vedere i video e cercherò di farvi vedere sia i feedback positivi che quelli negativi. Allora, partiamo col dire, qui c'è un video, se parte. Allora, ciao Martino, bellissima giornata, le simile sono sempre stupende, tutto bene, Daniele il top, sole a go-go. Mare abbastanza calmo, stavolta ti mando due video, vedi tu. Allora, questa è l'isola numero 8. Queste sono le riprese dei clienti. Questa è la nostra barca. Sono appena arrivati all'isola 8 e vedete, è deserta. Non c'è nessuno. Zero cinesi, zero altre barche. Perché? Perché siamo partiti da Phuket senza andare a Khao Lak. Un altro video, sempre isola numero 8, qui sono sbarcati, vedete, sono già giù sulla spiaggia, anche miseria, come potete vedere non c'è confusione, guardate, spiaggia ci sono solo loro, isola numero 8, ok? Bene, guardiamo invece il feedback negativo. Qua è abbastanza lungo, non sto a spiegare tutto. Ometto di dire anche i nomi. Comunque, tengo giù così, non facciamo, rispettiamo la privacy delle persone. Allora, ciao, siamo XX, non vi dico chi. Oggi fatta la gita alle simile, un parere negativo perché isole bellissime ma piene di cinesi arrivati prima di noi. Comunque, accoglienza scarsa al porto, niente colazione, né caffè, pranzo, solo carne, noi non mangiamo carne, quindi saltata colazione e pranzo. Forse la mensa dei cinesi era meglio. Poi ci ha dimenticato in otto sulla spiaggia e li ho fatti chiamare da un'altra barca e qui spiega insomma che c'è stato un disguido con la guida che non li ha portati a vedere una spiaggia perché non si sono capiti. Paghiamo tanto, non abbiamo servizi ed è pieno di cinesi che vengono e spendono un terzo. Spero che chiederai che venerdì vengano con un pulmino che non fa patong perché mi incazzo. Per il pranzo ci porteremo il necessario perché praticamente queste persone non mangiavano carne, non c'è stato riferito e c'era del pollo. Ho anche le foto del pranzo e gli altri clienti sono stati molto contenti. Però adesso cerchiamo di snocciolare i problemi delle Similan di questo feedback negativo e parliamone insieme, cioè parliamone vis-à-vis. Boh, adesso mi metto qui la mia telecamera e ne parliamo faccia a faccia. Allora, cominciamo col chiarire una cosa. Quando venite qua, Sky fa il suo lavoro. Se ci sono io, parlo anch'io con le persone spiegando le differenze sulle escursioni. Quindi, dovete
Non dovete pensare che tutte le escursioni siano uguali, ci sono alcune escursioni come le Similan che sono molto particolari. Sono particolari perché sono legate a un discorso del parco marino. Il parco marino è... Cambio posizione perché qua mi sembra ci sia troppa luce. Ok, qua mi sa che è meglio. Dicevo, parliamo di un parco marino con delle regole particolari. Non si può andare a mangiare come facciamo con altre escursioni, scarichiamo il tavolino in un pezzo di spiaggia dove non c'è confusione e mangiate quello che vi porta la compagnia. In questo caso i ranger ci obbligano ad andare tutti alla stessa ora nello stesso posto. Quindi, cosa succede? Che alle Similan è inevitabile finire in mezzo ai cinesi. Non chiedeteci miracoli, perché non vi possiamo aiutare. Sarebbe un miracolo far sparire milioni di cinesi che vanno alle Similan. Quindi, il discorso qual è? Quando si entra allo Sky Café, noi queste cose ve le spieghiamo, cerchiamo in tutte le maniere di essere il più obiettivi, il più chiari e il più precisi possibile, parlando in italiano, nella stessa lingua. Quindi ci parliamo nella stessa lingua, ok? E se non ci sono io, c'è Sky, parla italiano, ve la spiega lei, ve lo dirà, le Similan sono piene di cinesi, nessuno vi dirà mai che noi arriviamo e non ci sono i cinesi. Tra virgolette, è vero, lo diciamo, ma solo per l'isola 8, quella che vi ho fatto vedere i filmati. Ed è la verità. Tra l'altro, l'isola 4, quella dove c'era il campeggio, dove poi hanno mangiato, sono arrivati per primi. I cinesi dovevano ancora arrivare, poi sono sbarcati e sono arrivati in migliaia. È vero, ma però sono arrivati per primi perché io ho le fotografie di ieri, di quando sono arrivati, e ripeto, la spiaggia era deserta. Quindi in questo caso. Ci sono due versioni contrastanti, una versione che dice che sono arrivati i primi cinesi, che era già pieno di cinesi, e una versione con tanto di video e foto, quelle che vi ho mostrato, che dicono che non c'erano i cinesi. Ok? Allora, siccome io non sono un giudice e non faccio nemmeno l'arbitro in queste cose, ma mi limito a fare e a spiegare nel miglior modo possibile, in maniera che poi voi abbiate una idea generale di come funzionano le cose, per non evitare, per evitare dei malcontenti, per evitare che facciate qualcosa che poi non va bene. Perché alla fine di tutto il discorso che ho avuto con queste persone, quelle del feedback negativo, ci hanno detto: noi siamo dei turisti. Non siamo turisti, siamo dei viaggiatori e abbiamo sbagliato. E io ho risposto: vero, avete sbagliato. Perché se mi ascoltavate, non andavate alle Similan, andavate a Korok, andavate da qualsiasi altra parte. Paradossalmente hanno fatto Phi Phi Island e non si sono lamentati. Perché? Perché li abbiamo mandati con Club Champagne. Club Champagne è andato a prenderli alle 5 in hotel. Phi Phi Island, che è il centro turistico più conosciuto, più visitato, le isole più rinomate in tutto il mondo. In tutto il mondo, chi non conosce le Phi Phi Island? Le Phi Phi Island hanno fatto la gita, non si sono lamentati e inoltre sono venuti a prenotare Similan e poi anche Korok. Quindi adesso domani devono fare Korok, questi signori hanno fatto le Similan, non è andata bene secondo il loro avviso, Phi Phi Island è andato bene perché non si sono lamentati e hanno comprato altre due escursioni. Quindi se una cosa non va bene, se il servizio non va bene, se lo reputi troppo caro rispetto alla qualità che ti offriamo noi, non ne vai a comprare un'altra due, non penso, a meno che tu non sia sadomasochista che te le cerchi. Allora, chiariamoci. Partire da Phuket per andare alle Similan è una figata, perché vi risparmiano 3 ore sul pulmino coi cinesi. Vi siete lamentati, vi lamentate che ci sono i cinesi dove si mangia? Va bene, li avete visti per un'ora? Va bene, mi dispiace, però purtroppo non si può fare differentemente perché tutti siamo obbligati a portarvi lì, a mangiare lì e vi danno da mangiare i ranger nello stesso posto con i cinesi, quindi non ci sono alternative. La nostra idea è quella di partire da Phuket, portarvi prima, anticipare i cinesi e se non altro riuscire a fare un video, una foto, passare qualche ora, qualche mezz'ora, anche solo 10 minuti senza pieno di cinesi. Ed è stato fatto, perché i video mostrano questo. Ok, altra cosa, ci si lamenta dei cinesi, ma stanno sui coglioni anche a me, sono il primo a dirlo. Perché
Perché siamo diversi fondamentalmente, loro vogliono fare tante cose velocemente, odiano il sole, sono tutti vestiti, bardati, fanno solo fotografie, non sanno nuotare, quando snorkelano non si affogano, è assurdo, non si può andare su una barca con i cinesi. Quindi noi non vi portiamo coi cinesi, oltre a non portarvi coi cinesi, partiamo da Phuket e vi risparmiamo, ripeto, il fatto di andare a Khao Lak e fare 8 ore di pulmino con i cinesi e tutto il giorno con i cinesi e poi rompete il cazzo perché là al parco ci sono un'ora da mangiare con loro. E cosa facciamo? Li sterminiamo sti cinesi? Ditemelo! Cosa volete fare? Come vi posso aiutare? Dobbiamo andare là col Napalm e gli diamo fuoco? Cosa possiamo fare se ci sono i cinesi alle Similan? Non andate alle Similan! Semplice! Quindi è inutile venire qua, prenotare un'escursione da me, che mi rompo anche un po' i coglioni a ripetere le stesse cose un milione di volte, ma lo faccio perché ho scelto di fare questo nella mia vita, di aiutarvi a capire in Thailandia, a Phuket, cosa si può fare. Non è un lavoro, perché il lavoro lo fa Sky e lei è l'agenzia. Le mie sono solo informazioni, sono solo input che vi do, perché così poi voi ragionate con la vostra testolina, tutti diversi, perché siamo tutti diversi, e scegliete quello che vi piace di più. È caro quello che vi offriamo? Perché i cinesi spendono un terzo? E cazzo, compratela dai cinesi sta benedetta escursione alle Similan. Ma perché venite qui a rompere i coglioni? Scusate se ve lo dico. Lo sapete che io non vendo le escursioni coi cinesi. E poi vi lamentate perché i cinesi spendono un terzo. Fatela coi cinesi, capite? Quindi è inutile che venite qui a cercare qualcosa che costa poco e fa i miracoli. Perché non esiste. Non esiste. Perché se tu fai una barca con tot di persone, parti da Phuket, dove hai una spesa maggiore, perché? Perché fai più ore di barca. Un pulmino che va a gasolio, ma cosa volete che mangi? Cosa può costare un autobus o un pullman? Poco rispetto a tre motori fuori bordo da 750 cavalli. Quindi è normale che costi di più l'escursione partendo da Phuket. È normale. Non abbiamo le panchette nel mezzo, non ne mettiamo su 50, ce ne stanno 35 sulla nostra barca al massimo, è omologata da 50. I cinesi ne mettono pure 70 perché ci mettono le panchette nel mezzo, 60, 70, ve lo giuro sui miei figli, lo fanno. Quindi, cos'è che volete? Cioè, non lo so, io non posso fare i miracoli, non posso aiutarvi a far sparire i cinesi, posso solo consigliarvi altre gite dove i cinesi o non ci sono, perché non ci sono ancora arrivati, tipo Kradang, che inizieremo spero molto presto, Korok ci sono, ma pochi rispetto alle Similan, Pipì va bene, perché partiamo al mattino presto, li freghiamo sul tempo, tutto, dappertutto riusciamo a fare qualcosa di eccezionale, o di comunque intelligente o alternativo, ma non ci riusciamo per le Similan. Quindi, signori, le Similan sono così, bellissime, patrimonio dell'UNESCO, isola numero 8, isola 8, quella con i sassi stile Seychelles, bellissime, spiagge dai colori, bianca la sabbia, turchese il mare, belle, però sono piene di turismo, sono piene di barche, sono piene di cinesi e che arrivano e fanno tutte le stesse cose. E noi, tranne poter anticipare, partire da Phuket, offrirti un servizio diverso da quelli che partono da Khao Lak, non è che poi arrivati là abbiamo una bacchetta magica e riusciamo a fare qualcosa di diverso. Arrivati là andiamo a mangiare coi cinesi alla stessa ora in mezzo al casino. Però c'è anche lì perché è andata male l'escursione a questi due signori, insieme a altre 6 persone, in 8. Perché c'è stato un momento di non comunicazione tra la guida e questo gruppo di persone. Cioè, vi spiego, all'isola 8 quando si arriva si pranza tutti insieme, ma bastano 5 minuti, 10 minuti per pranzare, dopodiché si cammina e si va alla spiaggia dietro. La guida ha fatto un errore madornale, non ha detto: signori, mangiate tutti insieme alla svelta, restate in gruppo, poi vi porto io camminando dietro. Cioè, su una barca da 35, 8 non hanno capito questa cosa e quindi non sono andati alla spiaggia dietro, che è bellissima, si chiama Honeymoon Beach ed è quella dove ci sono i ranger. E prima di arrivare alla Honeymoon Beach
Si può salire su al viewpoint e c'è una vista, è difficile salire, anche perché si cammina scalzi alle simile perché ti prendono le ciabatte. Io ci sono andato parecchie volte, è una vista che rimane a bocca aperta, però porca puttana, c'è da camminare a scalzi, andare su per di là non è facile, però ci si va, voglio dire. Quindi bastava chiedere alla guida o comunque bastava che ci fosse stato un minimo di comunicazione tra la guida, che ripeto ho sbagliato, quindi io ne prendo atto, però più che aver capito e la prossima volta non ripetere l'errore. Cosa facciamo? Mica sono morti, non è che li abbiamo abbandonati sull'isola. Stato quando è ora di partire, sono praticamente andati dall'altra parte a prenderli e sono partiti 5 minuti dopo, 10 minuti dopo, però non hanno visto la spiaggia dietro, si sono giustamente incazzati, hanno detto: cavolo Martino, siamo rimasti qua a mangiare in mezzo al casino con i cinesi mentre potevamo andare là di dietro, ma la guida non ce l'ha detto. Non è che non ve l'ha detto, l'ha detto, però. Nella foga, trascendere una cosa e l'altra, fai la foto, si vede che non a tutti l'hanno recepito. È stato un errore, perché ripeto, io non faccio la guida, però in passato l'ho fatta e so cosa vuol dire. Bisogna prendere tutto il gruppo, soprattutto gli italiani, un po' come a scuola. Si prende, si conta, si fa la conta e si portano, non mano a mano, ma comunque in gruppo, dall'altra parte. E allora questo problema non sarebbe successo. E magari l'escursione avrebbe preso una piega diversa anche per queste due persone che si sono lamentate. Quindi, per concludere e per parlare di questa storia e dare una conclusione, Similan sono belle, Similan noi partiamo da Phuket, a Similan vi risparmiamo il problema di fare tante ore di pulmino fino a Khao Lak. Arrivati sarete i primi ad arrivare in spiaggia, perché è normale, noi li abbiamo anticipati partendo da Phuket, gli altri stanno ancora andando a Khao Lak. A una certa ora si viaggia alla stessa, si mangia alla stessa spiaggia e lo stesso cibo. Non abbiamo, come nelle altre escursioni, la possibilità di scaricare il tavolino e darvi un menù speciale preparato da noi, quindi preparato da questa sua compagnia che organizza il tour. Purtroppo queste sono le regole delle Similan. Non si può fare alternativa, non si può fare qualcosa di alternativo. Si può giocare di astuzia, nel senso, ok, arriviamo per primo, mangiamo alla svelta, ci fiondiamo dall'altra parte, tanto i cinesi rincoglioniti sono là che stanno mangiando e non lo sanno che dietro c'è Animal Beach, capite? Questo fa la nostra compagnia, vi dice: mangiate veloci, andate dietro perché così non li vedete. Cavolo, più di questo è un servizio che facciamo noi, facciamo per voi italiani, perché capisco, vi do ragione. Stare in mezzo agli asiatici e ai cinesi è qualcosa di veramente traumatico. Lo so, non sono simpatici neanche a me, però ci sono, hanno gli nostri stessi diritti, spendono anche loro i soldi e i thailandesi li amano. I thailandesi vogliono questo tipo di turismo, amano i cinesi. Perché? Perché non cagano il cazzo, detto sinceramente. Perlomeno lo cagano meno di alcuni italiani. Io sono con voi però, perché sono un cagacazzo uguale a voi. Vedete, sono pignolo, sono scontroso, borioso, cioè, ho tutti i difetti del mondo. Però se una cosa la so e ci lavoro e la studio, mi dà fastidio poi quando, porca miseria, te l'ho detto e adesso mi vieni a fare un feedback negativo. Voglio dire, se non te l'avessi detto, hai ragione, ma ti è stato detto, ripetuto e straripetuto. E cavolo, mi viene a tirar fuori ancora queste storie. Quindi, sinceramente, se non vi va il prezzo, se non vi va di trovare i cinesi, se volete qualcosa, andate a comprarla lungo la strada, l'escursione. Se vi va di capire le cose, venite anche solo per informazioni. Nessuno vi dice e vi dirà mai allo Sky Café devi comprare qualcosa. Ma assolutamente no, si può anche venire a bere un caffè e a fare quattro chiacchiere per capire le differenze. Però le dovete capire le differenze e non poi dire ah, ma, no, perché se vi è stato spiegato e tutti, la maggioranza l'hanno capito e due sulla maggioranza non hanno capito. Vuol dire che forse il problema sta nei due, non devi dare la colpa al sistema. Voglio dire, non siamo infallibili, io non sono infallibile, ce n'era uno che l'hanno messo in croce, che non sbagliava mai, l'hanno messo in croce, io non voglio, non sono infallibile, non posso dire di non sbagliare mai, tutti sbagliamo. Per cui, per carità,
io non li ammetto gli errori, c'è stato un momento di non comunicazione tra le guide e questo gruppetto di persone, però ripeto, non si può poi parlare male di tutta un'organizzazione, di tutto un sistema che, ripeto, ha fatto contento il 98% delle persone e due persone si sono lamentate. Quelle due persone purtroppo non hanno capito cos'era questa gita, non l'hanno interpretata bene e si sono scazzati per altri motivi, non mangiano la carne e non lo sapevamo. Purtroppo lì ci sono anche le verdure, comunque c'è riso e verdure, frutta, quindi non è per forza che ti mettono il pollo dentro la bocca. Se sei vegano o hai problemi alimentari, puoi comunque trovare qualcosa da mangiare di alternativo. Ad esempio, quando facciamo noi il pranzo, lo prepariamo e lo portiamo in barca, facciamo il cestino vegano. Qualcuno ha bisogno vegetariano, qualcuno non può mangiare carne, ha delle intolleranze al pesce, è celiaco, quello che è, noi facciamo in maniera che abbia un pranzo separato dagli altri. Ma lo facciamo, ma ci mancherebbe altro, veniamo incontro alle esigenze di tutti. Però se andate al Boat Even, che è su a nord, dove c'è l'aeroporto, scendendo giù c'è Patong e poi c'è Kata Caron, c'è Caron e Kata. Questi signori, se sono a Caron, no, e vengono giù dall'aeroporto, è normale che si fermino per Patong, e Patong a una certa ora è un bordello, è normale, ma questo è un problema di Phuket. Phuket è congestionato a una certa ora. Perché con le altre gite partiamo alle 5 del mattino? Perché veniamo in hotel a prendervi che è buio? Perché partiamo col motoscafo alle prime luci dell'alba? Per forza, per evitare la confusione. Al pomeriggio tornate prima che le scuole chiudono e riuscite ad arrivare in hotel velocemente, senza troppi sbattimenti. Ma quando tu mi vai alle Similan, che torni tardi e sei là sopra all'aeroporto e devi tornare dall'aeroporto, cavolo, certo che ti becchi la colonna, ma ve lo dico. Quindi, se per voi è un trauma stare 2 ore sul pulmino, non andate alle Similan. Non andateci, perché se per voi è un tramo solo 2 ore di pulmino, se andavate a Kaolack che ce ne vogliono 4 o 5, cazzo, vi sparate. Quindi, per favore, fatemi le domande, se avete dei dubbi chiedetemelo, io sono qui apposta. Sky è qui per spiegarvi. Sky non vuole vendervi qualcosa che poi siete malcontenti, mi fate i feedback negativi e ve la prendete. Ma per carità, non vogliamo rovinare le vacanze a nessuno. Chiedeteci le cose, cercheremo di spiegarvi, non vi vogliamo vendere niente, nessuno vi vuole obbligare a comprare qualcosa, però se lo comprate dovete accettarle, accettare queste cose. Non siete solo voi sul pulmino, non siete solo voi alle Similan, non siete solo voi a Phuket, che cazzo, ci vengono 10 milioni di turisti e la maggior parte, il 90%, sono cinesi, asiatici o russi. E sono diversi da noi, loro fanno casino, fanno quello che fanno, perché sono persone che vedono le cose in un modo completamente diverso. Cosa dobbiamo farci? Ci dobbiamo convivere, li eviteremo, cercheremo quello che facciamo già adesso. Più di questo è impossibile. Sono anni che facciamo programmi intelligenti per cercare di distinguerci dalla massa. Quindi quando poi mi arriva un feedback dove mi dice costa il triplo, che non è vero, al limite la metà, ma neanche. Ma comunque non è la questione dei soldi, che è giustificata dal fatto che comunque diamo un servizio diverso, barche diverse, c'è la guida. Lasciamo stare, il prezzo è giustificato da tanti fattori. Il discorso è che comunque se costa meno quel programma non può andar bene, perché se ti lamenti del nostro, che non ci sono i cinesi, se andavi con i cinesi cosa facevi? Li ammazzavi tutti. Ma cercate di capire. Quindi io non voglio passare per quello che sa tutto, non voglio fare il tuttologo, che li odio sinceramente, non voglio neanche fare però passare per coglione, non c'ho scritto Giocondo, non sono 15 anni che sono qui facendo questo e non ho imparato un cazzo. Quindi non è che potete arrivare voi la prima volta in Thailandia, avete già capito come funziona, voi siete già esperti di Thailandia perché avete letto TripAdvisor o i forum sulla Thailandia. No, perdonatemi, però non avete assolutamente idea di come si lavora qua e di come siano state fatte le cose e di come vadano veramente le cose. Avete solo una
prospettiva, quella di finire nel mercato dei tour asiatici, è quella di venire da noi dove vi spieghiamo le differenze. Poi decidete voi, volete venire con noi? Ok, i miracoli non è San Martino, io non sono San Martino, non faccio i miracoli, non faccio sparire le persone e non è che con 100 euro d'escursione avete il pulmino privato che vi porta dal porto in 2 minuti al vostro hotel perché siete stanchi. Lo siamo tutti stanchi a fine giornata. E che cazzo, se c'è prima Paton si fermeranno prima Paton. Volete andare direttamente in hotel perché a voi del pulmino, perché anch'io se vado sul pulmino vomito, sto male, un po' per l'aria condizionata a manetta e un po' per il fatto che guidano la loro maniera. Certo, infatti quando io devo fare qualcosa vado per i fatti miei, vivo qua, ho il mio motorino, la mia macchina e mi arrangio. Voi volete arrangiarvi? Prendetevi un taxi. Tanto il prezzo, i trasferimenti sono compresi nel prezzo, se vi dà fastidio pagatevelo, pagate un taxi, ok, e andate direttamente in hotel senza aspettare gli altri sul pulmino. Semplice, voglio dire, c'è troppa gente sulla barca? Secondo voi una barca a 3 motori, 30 persone sono troppe perché voi avete degli standard diversi? Dai, non c'è problema, vi mando in charter, cioè la barca la diamo solo a voi, un bel 3 motori, 150 litri di benzina all'ora, si fanno i calcoli, quanti migliaia di euro sono? 2, 3.000, 4.000 euro? Pagate quello che c'è da pagare, avete una barca vostra con guida personalizzata, volete lo champagne e volete mangiare l'aragosta? Ve lo prepariamo, si può, ve lo giuro, si può, si possono fare i charter. I charter, non so più dov'è. I charter fanno parte, ne abbiamo venduti un paio nella nostra vita qui allo Sky Caffè. Guardate, guardate, Two Chef, vedete Champagne, Zivola, Six Sen Resort, questo è riguardante le PP Island, però comunque c'è anche Rock Private Charter, vedete, c'è anche Co-Rock, charter privato, PP Island Private Charter, e via discorrendo. Si può andare anche alle Similan col private chart, eh? Quindi non c'è problema, avete una disponibilità finanziaria che ve lo permetta? Volete un motoscafo e partire all'ora che vi cavolo vi pare a voi? Volete partire tardi al mattino all'alba, di notte? Noi vi accontentiamo, vi daremo una barca privata, però spendete migliaia di euro e non 100 euro e rompere i coglioni perché ci sono gli altri in barca. Ma certo, e ci sono dei costi, voglio dire, ma cosa pretendete? Cosa pretendete? Cosa volete? Cosa volete? Pagare come i cinesi che vanno in trasferimento sugli autobus, quelli che si schiantano e che ne muoiono 50 alla volta? Loro sì, pagano la metà, sì, ho capito, ma avete visto come viaggiano? Li avete visti? Volete viaggiare così? Fatelo! Qual è il problema? Spendete 50 euro al posto di 100, andate coi cinesi, la comprate fuori da qui perché io non la vendo. Perché non la vendo? Perché è roba assurda, è roba che va bene per loro, va bene per i cinesi. Compratela nel vostro hotel, dal vostro agente di viaggio, compratela dove vi pare, non è un problema. Il mio scopo, quello che dirò sempre, io Martino, non Sky, Sky è un'agenzia, Sky è sua l'agenzia, lei fa il voucher. Poi le brutte parole quando succede qualcosa le prendo sempre io, però le prendo sempre Martino. No, scherzo, lei non ha colpa, anche perché lei alla fine, oltre a spiegare le cose, vende un prodotto di terzi, questa l'ho già spiegata sta cosa, quindi non è che ci siamo noi sulle barche. E se la guida si è dimenticata di dirvi una cosa, se c'è stato un momento, se c'è stato qualcosa che non è andato, ne prendiamo atto, lo comunichiamo, non è che le vostre lamentele finiscono nel dimenticatoio, ce ne freghiamo. Io la prima roba che faccio, non ci dormo neanche la notte quando qualcuno mi dice qualcosa, perché mi dispiace, perché so cosa vuol dire rovinarsi una gita. Uno c'ha magari è tutto l'anno che ci pensa, vuole andare a fare quella cosa lì e poi qualcosa non funziona, quindi sono dalla vostra parte, io sono un consumatore come voi, non sono dall'altra parte, non sono quello che deve per forza guadagnare. Sky è thailandese, l'agenzia è sua, sì, lei vuole guadagnare, giustamente, il suo lavoro è quello, capite? Allora, il discorso qual è? Io cerco di capire quali sono i problemi,
li interpreto con la testa da italiano, perché sono italiano come voi, quindi capisco quello che state dicendo, perché quando voi lo dite a un thailandese, certe cose vi ridono in faccia. Ma cosa pensate? Che se andate a dire al thailandese che guida il ruttù, il pulmino, e gli dite, ma non ho voglia di perdere un'ora patong, ma lui si mette a ridere, ma che cazzo vuoi? Cioè, ma state scherzando? Vaglielo dire a un thailandese che il pulmino ti deve portare prima te che gli altri. Se mette, ti scarica, ti butta giù dal pulmino, ti dà due calci nel culo e dice dai dai cammina, va a casa a piedi o prendi un altro pulmino. Cercate di capire, io mi metto in mezzo, valuto, cerco di capire come mediare a un problema e trovo e cerco di trovare una soluzione, quindi metto in contatto un'agenzia thailandese, che ripeto, i Thai sono molto diversi da noi, hanno una visione del mondo completamente diversa. Loro adesso lavorano anche bene, perché forza di stare insieme agli stranieri hanno cominciato piano piano ad assimilare un po' quali sono le nostre abitudini, per cui c'è da dargli atto. Veramente ormai almeno quelli che lavorano con noi sono arrivati ad avere, non dico la perfezione, però a comportarsi in una maniera molto eccellente rispetto alle proposte che si trovano dalle altre parti. Questo non vuol dire che sono perfetti, hanno i loro difetti come li ho io, come li avete voi, come li hanno tutti, nessuno è perfetto. C'è da dire che Martino fa un po' da mediatore, si mette nel mezzo tra le due culture, non dico mediatore culturale perché io li odio i mediatori culturali, però cerco di mettermi nel mezzo e di aiutare a fare qualcosa di armonico, che sia un'armonia, una sinfonia, quindi che non ci sia uno scontro. Però non chiedetemi cose impossibili, quindi non posso farvi sparire i cinesi dalle Similan, ve lo ripeto, mi dispiace, le Similan a una certa ora nella seconda parte dell'escursione sarete in mezzo a un casino che la metà basta, non ci sono alternative, i costi sono quelli perché la distanza è tanta, non si può fare diversamente. Se i 20, 30, 40 euro, i 50 euro in più vi danno fastidio, compratela da un'altra parte, non c'è problema. Vi chiedo una piccola cortesia, l'ultima, poi chiudiamo questo discorso, chiudiamo il video. Quando e se farete un'escursione con noi, lo sapete, ci tengo a vostro feedback, positivo e anche negativo. E se ce n'è uno negativo, come oggi, lo metto in mostra. Nessuno, non voglio i segreti. Anzi, ho piacere quando, tra virgolette, c'è qualcosa che mi può dare modo di spiegare e di far capire a più persone qualcosa. Però, quando fate un'escursione con quelle che trovate in hotel, lungo la strada, le alternative, per favore, poi, il vostro feedback, non giudicate, non dovete dire, ad esempio, Pippi Island è una merda, perché sono andato coi cinesi e ho passato una giornata infernale, perché ve la siete cercata, perché se venivate qua vi davamo un'alternativa. L'alternativa c'è, ripeto, perché io tutti i giorni posto i vostri feedback e sono feedback positivi, gente contenta, quindi ci sono le alternative. Poi perché costa troppo, perché voi siete abituati a degli standard diversi, perché siete vegani, non mangiate il pollo, troveremo, cercheremo qualcosa, medieremo, troveremo una soluzione nel limite del possibile. Non vi soddisfa? Vi diamo il charter, pagate una cifra molto alta, ma avrete un servizio da VIP. Ok? Perché si può fare anche quello. Quando si è in barca con altre persone, invece, bisogna capire che ci sono esigenze di 30 persone, 35 persone, 35 persone che pensano in modo diverso, 35 persone che devono comunque avere un buon servizio e una buona escursione, e quindi non possiamo far contenti due e farne scontenti 33. Cercheremo sempre di far contenti 33, ve lo dico, i due gli possiamo spiegare se capiscono bene, e se non capiscono io più di questo non so cosa fare. Vi saluto, buona giornata, adesso questo video lo pubblico anche su tutti i miei social e anche su YouTube. Sapete che c'è la pagina Martino Phuket, se volete delle informazioni e capire qualcosa di più dei Phuket, delle escursioni partendo da Phuket,
dello Sky Café, dell'agenzia gestita da mia moglie che vi prenota le escursioni, fatemi le domande, mandatemele qui sotto, qui su WhatsApp, mandatemele su Messenger, mandatemele dove volete, su Facebook, e io cercherò sempre di rispondervi perché, ripeto, voglio aiutare il più possibile, il più persone possibile, ad amare Phuket, ad avere un bel ricordo della Thailandia in generale e specificatamente della nostra isola e delle nostre escursioni, perché io ne sono innamorato e voglio bene a questo posto, sono ospite qui da tanti anni, rispetto questo paese, rispetto le loro regole e mia moglie ha un'agenzia di viaggi, voglio dire, è un caffè agenzia viaggi, gli ho insegnato l'italiano per lavorare con gli italiani, quindi insomma, capite, ci tengo a questa cosa, non è solo una questione economica, perché tanto, ripeto, l'agenzia è sua, io non è mia, anche i conti sono suoi. Ciao, buona giornata a tutti.